prendi questo, grassa parrucchiera! Adesso ci penso io con te, facendo! Aiuto! Aiuto! Quel signore che corre malamala sta ammazzando! Tieni! Tieni! Ma che cosa succede qui, mamma? È questa donna che sta cercando di rovinarmi la vita, figlia mia! Non toccarmi! Va bene. Greta, vai nello studio. Federico ti cerca, vuole parlarti. Yeah. E per quanto riguarda lei, signora? Per quanto riguarda lei, cara, quando parla con me deve abbassare il tono perché ho ancora delle uova da tirare. Chiuda il becco e pulisca subito questo disastro. Mi occuperò io stessa di farla cacciare da questa casa. Ah, come sono orgogliosa della mia piccola. Ha preso dalla mamma, che brava. E guarda che quando Delfina dice una cosa, la mette in atto. Hai i minuti contati in questa casa. Ingorda parrucchiera! Pronto! Charlie, amore mio, come stai, mio caro? Bene, mi sto rilassando un po'. Eh? Perché altri soldi? Perché vuoi altri soldi, dimmi? L'invenzione della zielocrazia è finita. E se vi azzardate a rifare una pazzia simile, ve ne pentirete, ve l'assicuro. Scusi, Federica, io... non voglio sentirti. Io davvero non posso credere che tu abbia appoggiato una simile iniziativa. Non è vero, l'unica cosa che ha fatto è stata non fare la spia perché l'ho minacciata di morte. Chiudi la bocca, non ti voglio sentire per il resto del giorno, va bene? Sì, ma se non mi dai il giorno libero sarà una cosa impossibile. Smettila di parlare a voce bassa. Basta così. Greta e solo Greta si occuperà di controllare i compiti a scuola. E Floricienta non aiutare più me? Flora si occuperà solo dei compiti meno importanti. Quali compiti dovrebbe fare? Temperare le matite, riaddrizzare i quadri, sistemare i cuscini. In più si raddoppieranno le ore di studio in questa casa. È chiaro? Qualcosa da dire? Sì. Martin, mi stai ascoltando? Più o meno. Come più o meno? No, voglio dire che ci vuole un po' di pace in questa casa. Pace, pace. Io ho qualcosa da dire. I miei quaderni erano in perfette condizioni prima di andare a scuola. Qualcuno mi ha fatto questo. Ok. Se tu ti preoccupassi un po' più dello studio, queste cose non ti succederebbero. Per questo ora inizierete a studiare con Greta, avrete una valutazione e se non migliorerete finirete in un collegio. La valutazione sarà anche per me? Sì, tu sarai la prima. Per favore, Greta, voglio che torni a essere quella di prima. Quella che impartiva ordini, disciplina, non quella che guarda dall'altra parte. È chiaro? Chiarissimo, chiarissimo, signor Fridge. Chiarissimo. Come l'acqua? Scusate, mi sono distratto di nuovo. Cosa è chiarissimo? Mirta! Mirta! Mirta, dove sei? Scialuppa, Mirta! Ti piace? No. L'ho fatto io perché il nostro primo incontro sia romanticissimo. Ma guarda tu cosa ti tenevi nascosta. Anche se c'è ancora troppa luce, no? No, non c'è troppa luce, assolutamente. No, Mirta, cosa stai facendo? No, ferma, aspetta, no. Sto giocando un po'. Ah, in modo che giochi. La sorpresa sia più bella. Ah, va bene, ci giochi. No. Essere molto ingiusta con me, Federica. Io non merito che tratta così. Perché hai fatto piangere Greta? Cosa ti prende? Niente, le ho detto solo di non fare le cose male, tutto qui. Quali, per esempio? Fare le cose male è difendere noi e i ragazzi dalle sue ingiuste aggressioni e dai suoi ordini da sergente di cavalleria? Ah, ora capisco, certo. Greta stava difendendo Florencia, no? E dato che Florencia ha sempre colpa qui, tu certo. Hai sgridato Greta. Non so se è la colpevole di tutto, ma di molte cose sì. Lo sa, signor Freezer, sono stanca, stufa che mi dia la colpa di tutto. Riconosco che ogni tanto faccio qualche sciocchezza, ma tra quello ed essere colpevole di tutto c'è una bella differenza. E poi quello che ha detto che non so quale sia il mio posto in questa casa e quali sono i miei obblighi. Io so benissimo qual è il mio posto in questa casa, signor Freezer. Bene, benissimo. La porta, apri. Ciao. Flor, è in casa? Signor Facundo, buongiorno. Buongiorno, che ci fai qui? Flor, come stai? Senti, sai, passavo di qua e volevo... Bugiardo, non ci credo. Perché sei venuto?
Ad essere sincero, sono venuto a dirti una cosa urgente. Se è urgente, allora ti possiamo aiutare, o no? Cosa c'è? Sono venuto solo a dire buongiorno a Florencia. Ti sembra il caso, no? Non è il momento, perché Florencia non sta lavorando. Perché non vi tranquillizzate? Io dicevo il buongiorno e mi metto a lavorare. Perché non andate a occuparvi delle vostre certo, cose? Certo, sì, ma non ho niente da fare. Tu? Non ti sembra eccessivo che faccia venire qui il fidanzato? Scusami, cara, non mi fraintendere, Federico. Mi sembra che il salotto non sia il posto giusto dove i domestici possano ricevere delle visite. Ha ragione, signorina Delfina. Andiamo in camera mia. No! No. Perché no? Perché no? Perché questa casa ha delle regole di decenza e la decenza deve essere rispettata da tutti. Io ho decenza per un esercito, signor no, Federico, no, no, ha capito? No, va bene, no, no, non discutete, Flor. Se disturbo... Sì, in realtà sì, disturbi. Scusa se te lo dico così, ma disturbi. Florencia sta lavorando, non ha il giorno libero per stare con te. Va bene, hai ragione, hai ragione. Sono venuto solo a portarle questa scemenza, questo pensierino, questo regalo. Tieni, Flor. Molte grazie. Ti chiamo. Ciao. Ciao. Le sta bene il ruolo di carceriere, signor Freezer? Le manca solo l'uniforme. Come ti piace giocare, eh? No, la batteria no, no! Dai, continuiamo a giocare. No, non mi toccare così. Vieni, che ora tocca a me tirarti i vestiti, dai. No, no, quel verso ci fa i cani. Ferma, dai, lasciami. Ahia, mi hai stretto forte il dito. Ma cosa vuoi fare? Ciao. Ciao, ciao, e come stai? Non dirmi che lavori qui, che bello. No, no, sto solo tenendo il posto un attimo a faccia, solo quello. Che peccato. Peccato. Perché dici peccato? Così, mi sei simpatico e... Davvero? Sì, che c'è di strano? No, strano no, ma è insolito, insolito. Perché? Beh, perché di solito io non sono simpatico a nessuno, è così, Allora devo essere proprio strana, perché a me sei molto simpatico. Aspetta, aspetta, senti, non prendermi in giro, perché io non sono né simpatico, né un vincitore, né spavaldo, né niente, nulla. Se lo dici tu. Ma quello che non puoi evitare è di essere molto, ma molto, molto dolce. Aspetta un attimo, hai un minuto per me? Bene, Pampini, oggi impareremo insieme due parole molto importanti, che significano rispetto tra gli esseri umani. E voi, Pampini, dovete usare molto, molto nella vita, è chiaro? Sì, lo so già, ho sedia. Che ridere. Nine. Una parola essere bitte. Bitte, l'ho detto prima io. Ho vinto io. Va bene insieme. Bitte, essere molto importante. Ah, ok, cosa vuol dire? Per favore. Ok, Greta, per favore, mi può dire cosa significa bitte? Per favore. Io glielo chiedo per favore e non mi dice cosa vuol dire. Ma tu non capisci niente, non ne azzecchi una. Bitte significa per favore, mettitelo in quella testolina. Questi tedeschi sono strani, perché non dicono per favore e basta? Pace. Io non capisco. Sì, pace è quello che ci vuole in questa casa. Seconda parola. Avanti con la seconda. Dankeschön. Dankeschön. Danke che? Dankeschön. Qualcuno sa che significare parola Dankeschön? Ah, grazie. Sì, sì, grazie. Ah, prego, ma cosa significa? Senti, non capisci proprio. Per una volta che azzecchi. Dankeschön vuol dire grazie. Ah, allora sono un'esperta in tedesco. Iniziamo col francese, vediamo. Greta, come si dice pazzi in tedesco? E smettila col tuo amore. Scemo, non basta che stiamo imparando il tedesco. Devo anche sopportare la tua faccia da stupido. Finiscila. Senti, Mattias, non so se ultimamente sono più insofferente del solito, ma... Florencia è molto maleducata e io non posso sopportarlo. Quello che succede a Florencia è che sa che tu hai la testa divisa in due parti. Ma che testa divisa? Di che parte mi stai parlando? E dai, tedesco, da una parte il dovere è Delfina, dall'altro i desideri nascosti verso Flor. Io non ti capisco, di quali desideri nascosti stai parlando, Mattias? Sai che hai ragione? Sì,
Tu non nascondi niente, si nota lontano un miglio cosa provi per lei, si vede. Quello che provo, non provo niente. E poi se provavo qualcosa, non lo provo più. Ora è tutto chiaro. È una ragazza che mi manca sempre di rispetto. E poi quel Facundo che viene a trovarla in continuazione. È quello che ti dà fastidio, sì, è quello che ti dà fastidio. È quello un corno, non è quello a darmi fastidio. Mi dà fastidio che la ragazza che deve occuparsi dei miei fratelli si infili in camera con quello. Come faccio io poi a chiedere un po' di disciplina ai miei fratelli? I tuoi fratelli non hanno bisogno di disciplina, hanno bisogno di un'altra cosa. Ok, hanno... basta, chiuso il discorso, chiuso. Tu sei il mio avvocato e consigliere aziendale e nient'altro. Ah, io pensavo di essere anche un tuo amico. Sì, anche. Ma ti chiedo per favore di lasciare la questione di Florencia in mano a me, è chiaro? È chiaro? Sì.